Successo agevole per l'Anico Pontebugianese targata a Giorgio Tesi Group nella gara di recupero contro la Virtus Cagliari, che di fatto ha chiuso la stagione regolare della formazione Val di Nivolina. Nell'occasione la squadra di coach Andreoli si è imposta per 80-57, conquistando due punti che potrebbero essere importanti per la determinazione della griglia di partenza dei play-off, comunque già ampiamente conquistati. Per la posizione finale però ci sarà bisogno di aspettare altri recuperi in programma a metà della prossima settimana. La posizione dell'Anico può ancora variare fra il quinto e il settimo posto. Per quanto riguarda il match con le isolane, nessun problema per Nerini e compagne, che hanno anche dovuto fare a meno della miglior realizzatrice Elena Ramò per un disturbo alimentare. Menzione particolare per Simona Gigliotos, che ha realizzato 22 punti con ottime percentuali, 15 dei quali nel primo e decisivo allungo delle Rosanero. Un approccio completamente sbagliato. Devo dire che dopo siamo andati un po' meglio. Adesso andiamo a prendere 3 giorni di riposo, recupero fisico e mentale, cercare le persone giuste che possono giocare questi playoff e arrivare il più pronte possibile a livello tecnico e tattico per affrontarli con la testa alta e nella nostra maniera, con il nostro gioco. Nel finale di partita, risultato già acquisito, tanto spazio per le bimbe dell'Anico e tante belle cose. Sì, devo dire che sono entrate tutte già nel primo tempo, la rotazione è stata abbastanza ampia. Dopo abbiamo inserito Clarissa nel terzo quarto e poi dopo l'ultimo quarto devo dire che qualcuno ha ancora un po' paura a prendersi soluzioni, hanno fatto un'azione bellissima che purtroppo non l'abbiamo neanche tirata, abbiamo tirato da 3 punti con ancora più spazio, però lì era da chiudere. Queste cose devono diventare più brave, più ciniche, perché quando tra un mese inizia il loro campionato bisogna che si divertano e che non passino la palla fuori.